morto Bruno Gambini, l'uomo più longevo di Fano, aveva 108 anni. Ossumbrone, da ospedale di comunità a ospedale di base, continua la battaglia del comitato cittadino che accusa l'amministrazione comunale di immobilismo. E questa è una delusione enorme anche per tanti cittadini che a Ossumbrone li hanno votati. È ripartita una vita da social, la campagna itinerante della Polizia di Stato per l'educazione alla legalità. Oggi presente un track multimediale in Piazza del Popolo a Pesaro. Velocità moderata, strisce pedonali e cartelli colorati anche a Bellocchi di Fano, i bambini vanno a scuola da soli. Pesaro allunga l'estate, sindaco Ricci proroga al 1° ottobre la fine della stagione balneare. 26 band e autori di concerto non stop a Cantiano per l'iniziativa benefica Un anno di distanza dall'alluvione. Una festa di ripartenza con al fianco il comune di Fano, il sindaco Piccini rilancia l'appello sui ristori e la messa in sicurezza del territorio. I giardini di San Costanzo intitolati Emanuela Loi, la prima poliziotta donna della scorta del giudice Borsellino, vittima della strage di Via D'Amelio 31 anni fa. Centrale Festival sbarca a Milano dal 6 all'8 ottobre, l'arte contemporanea irrompe nell'area della stazione centrale della Martesana, pullman in partenza da Fano. Buonasera e benvenuti a una nuova edizione di Occhio alla Notizia. È deceduto questa mattina all'età di 108 anni Bruno Gambini, l'uomo più longevo della città di Fano, residente da circa 10 anni a Famiglianova. Ad esprimere il cordoglio anche il sindaco Seri e l'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti a nome dell'amministrazione comunale. Ex operaio delle ferrovie, Bruno era rimasto vedovo 20 anni fa. Nel 2020 aveva sconfitto il Covid e puntualmente ogni 7 luglio nella struttura fanese veniva organizzata una festa per il suo compleanno insieme a parenti, sindaco, assessori e Fano TV. Questa sera lo vogliamo ricordare e salutare con l'ultima intervista realizzata quest'estate da Stefania Schiaroni. Come ci si sente a 108 anni? Molto bene. Bravissimo, è in forma, ancora la vediamo, è un giovanotto. Beh, insomma... Come... Adesso voglio andare a dormire. Vuole andare a dormire? Mangiamo la torta adesso, facciamo i festeggiamenti per il suo compleanno? Ok. Lo fa un salutone a Fano TV? Salutiamo tutti i telespettatori? Guardi, è lì la telecamera. Mandi un bacione a tutti. Grazie. Un bacione a tutti, un salutone a tutti. No. Mua. No. A Ossumbrone continua la battaglia del comitato cittadino che rivuole l'ospedale di base. Alcuni portavoce delusi dal comportamento dell'amministrazione comunale hanno promesso di continuare a difendere la sanità pubblica. Esther Musco. La salute è il primo dovere della vita, scriveva Oscar Wilde, e lo hanno sottolineato a gran voce i promotori del comitato cittadino dell'ospedale di Ossumbrone, che in questi anni di attività si sono battuti a suon di scambi e documentazioni per ottenere quel tanto desiderato risultato, il passaggio dall'attuale modello di ospedale di comunità ad ospedale di base. Durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina, alcuni esponenti del comitato hanno denunciato l'amarezza e la delusione degli esiti del PSSR in merito alle sorti del nosocomio di Ossumbrone. E nello stesso tempo la volontà di non fermarsi e continuare nella battaglia della difesa della sanità pubblica. Siamo in questa conferenza stampa per continuare anche a tenere aperta l'attenzione sul nostro ospedale, perché come dicevamo la giunta regionale ha vinto le elezioni su questa cosa e qualcosina ci aspettavamo, non siamo sciocchi, capiamo le difficoltà, capiamo che tornare in un'altra strada sugli ospedali non è facile, perché questo lo comprendiamo, però volevamo vedere un segno di inizio percorso, no? Che con poi magari giustamente nel tempo piano piano si poteva migliorare e fare tante cose. Invece non c'è stato proprio questo passaggio a fare qualcosa per cominciare ad intraprendere una strada, e questa è una delusione enorme anche per tanti cittadini che a Ossumbrone li hanno votati, hanno avuto tanti voti, perché la sensibilità su questo argomento era di facile, no, da cavalcare con facilità, però ci sta anche la serietà di dire cominciamo un percorso,
Questo non c'è stato e sinceramente è veramente deludente. Adesso piano piano decideremo insieme quali strategie portare avanti, con chi confrontarci, cercare il modo in ogni maniera di vedere se poi questo piano sociosanitario può essere integrato con qualcosa di più per Fossombrone. Questo è il nostro obiettivo. Abbiamo dato un grande supporto per il documento che poi è stato approvato all'unanimità, quindi non ci siamo tirati indietro. Era un'opportunità unica per unire le forze e ottenere qualcosa, e il fatto di non aver colto questa occasione io trovo che sia di una sterilità impressionante proprio. Siamo stati felicissimi che abbiano partecipato così attivamente alla nostra raccolta delle firme. Devo dire che ci ha dato una carica pazzesca, perché non ce l'aspettavamo. Abbiamo sentito in una mattina tantissime storie che ci hanno veramente motivati. Abbiamo pensato che forse se i politici si sedessero a un tavolino così ad ascoltarne la metà di quelle che abbiamo sentito noi in due mattinate, probabilmente forse farebbero qualcosa di diverso. Questo non lo possiamo sapere, però a noi ci ha colpito tantissimo. E tutti questi cittadini sono venuti anche da altri comuni con le macchine. È stata veramente una cosa incredibile. Si aspettano qualcosa da noi. Non è impossibile che ci fermino per la strada, che si ricordino della raccolta. E allora come va? Perché hanno delle grandi aspettative. Quindi ecco, noi ai cittadini diciamo che non è finita qui e che cercheremo comunque di far sentire la voce del bacino di utenza di Fossombrone, che è ben più ampio della città di Fossombrone. La campagna vaccinale inizia il 12 ottobre, anche quest'anno sarà possibile la co-somministrazione di vaccino anti-influenzale e anti-Covid. I vaccini mRNA Pfizer, aggiornati alle nuove varianti, arriveranno a partire dal 25 settembre. Lo riferisce l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. Le categorie per le quali le due vaccinazioni sono raccomandate sono le persone di età pari o superiore a 60 anni, i soggetti fragili e i loro familiari o contatti stretti, ospiti delle strutture per anziani e lungodegenti, donne in gravidanza e postparto, operatori sanitari e sociosanitari. Per l'anti-influenzale, ha aggiunto l'assessore, sono previste anche alcune categorie di lavoratori come forze dell'ordine, vigili del fuoco, allevatori e donatori di sangue. È sempre bene consultare il medico curante che conosce la storia clinica del paziente. La vaccinazione è somministrata da medici di famiglia o pediatri di libera scelta presso ambulatori e strutture vaccinali dei servizi di igiene e sanità pubblica dei dipartimenti di prevenzione delle AST, con prenotazione presso i CUP nelle farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale. Passiamo invece alla campagna itinerante della Polizia di Stato, Una vita da social. L'iniziativa è dedicata alle scolaresche e mirata all'utilizzo sicuro di internet. Per l'occasione questa mattina in Piazza del Popolo a Pesaro era presente un track multimediale che ha ospitato circa 100 studenti degli istituti superiori della città. Marco Lonigro. È ripartita Una vita da social, la campagna itinerante della Polizia di Stato per l'educazione alla legalità. L'iniziativa è dedicata alle scolaresche e mirata all'utilizzo sicuro di internet. Da Forlì a Caivano, attraverso tutto lo stivale, la campagna toccherà anche quest'anno oltre 60 città italiane, fra le quali Pesaro. Questa mattina, proprio in occasione del progetto Una vita da social, era presente un track multimediale in Piazza del Popolo. Vita da social è una campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, quindi ovviamente i destinatari principali sono gli studenti. Attualmente stiamo ospitando due scolaresche della città di Pesaro, che stanno frequentando il secondo anno del liceo, quindi giovanissimi ma diciamo non troppo, quindi vogliamo puntare molto sulla consapevolezza soprattutto dell'uso di internet e dei pericoli che riguardano l'utilizzo incauto del mondo del web. Infatti con noi abbiamo la Polizia Postale che appunto ha fatto un focus sull'utilizzo consapevole dei social network e sull'importanza di essere consapevoli del fatto che quello che si posta su internet rimane per sempre. Uno può cancellare la foto, può cancellare il commento, però quello ormai è entrato in rete e ci rimarrà. E quindi l'importanza di essere veramente sicuri e consapevoli quando si sta postando qualcosa sui social network, perché poi le conseguenze si protraggono per tanto tempo. L'iniziativa parla
di sicurezza online, social network e cyberbullismo e quest'anno si arricchisce con approfondimenti sull'educazione stradale e contrasto ad ogni forma di discriminazione. Abbiamo quest'anno anche approfondimenti sulla sicurezza stradale, infatti abbiamo i colleghi della Polizia Stradale di Pesaro che stanno facendo adesso un approfondimento sull'utilizzo del ciclomotore, visto l'età degli studenti hanno pensato che fosse l'argomento più appropriato, quindi anche dal punto di vista della gestione del motociclo, la manutenzione, l'utilizzo del casco, eccetera. E poi avremo due colleghi direttamente da Roma, dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, per ottimizzare l'azione della Polizia di Stato e dei Carabinieri nella prevenzione e nel contrasto di tutti i reati che hanno sfondo discriminatorio. E poi a far da cornice a tutto l'evento ci sarà un atleta del territorio che però non è noto solo a livello locale ma anche a livello nazionale e internazionale, che è Jordan Valdinocci, l'attuale campione del mondo in carica di kickboxing per due federazioni, che non solo è un grande atleta ma è anche molto impegnato in ambito sociale, infatti porta avanti all'interno delle scuole delle campagne che per l'inclusione, per i valori del mondo dello sport. Una vita da social nel corso degli anni ha raccolto un grande consenso. Gli operatori della Polizia di Stato hanno incontrato oltre 3 milioni di studenti, 247.000 genitori e 142.000 insegnanti, per un totale di 21.000 istituti scolastici. La Polizia di Stato ancora una volta scende in campo al fianco del Ministero dell'Istruzione e del Merito per un solo grande obiettivo: fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie non faccia più vittime. Abbiamo qua ragazzi, operatori specializzati e il nostro apparato di comunicazione, e facciamo questo l'ennesima giornata speciale, quindi lo facciamo tutti i giorni. In questo caso abbiamo un'iniziativa che ci viene dal centro, è molto forte dal punto di vista dell'attecchimento comunicativo. I ragazzi mi sembrano sembrati molto interessati. È una buona giornata. Nel tardo pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Cantiano per recuperare una cavalla caduta in un fosso vicino alla strada. La squadra di Cagli, in collaborazione con l'autogru proveniente dalla centrale di Pesaro, ha provveduto ad imbracare l'animale e issarlo sulla strada dove ad aspettarlo c'era il proprietario, che, assicurandosi delle buone condizioni di salute, lo ha riportato nel suo box. Sul posto c'era anche un veterinario. Torniamo a parlare dei monaci trappisti che da Frattocche hanno scelto di spostare a Fanno la loro sede, perché oggi la chiesa diocesana di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola ha ribadito quanto già espresso nel 2014 con una lettera del vescovo Armando Trasarti, un messaggio di lieta e benevola accoglienza nei confronti di questa comunità. La diocesi ritiene che la secolare vocazione di preghiera, silenzio e spiritualità di Montegiove, portata avanti nel tempo da tante altre espressioni di vita religiosa, non possa che essere confermata e rafforzata dalla famiglia dei monaci trappisti. Infine, la stessa diocesi, pur sentendosi in dovere di scrivere questo comunicato, non intende entrare nel merito del dibattito politico di questi giorni, volendo rispettare le opinioni di tutti, il lavoro e le competenze di ciascuno. Rimaniamo a Fano, dove prosegue il progetto A scuola ci andiamo da soli. Dopo Sant'Orso, questa mattina i bambini della primaria di Bellocchi si sono fatti trovare pronti indossando giubbotti gialli e tenendo in mano cartelli colorati per raggiungere la scuola insieme, senza genitori. Presenti all'iniziativa l'amministrazione comunale, la polizia locale e la dirigente scolastica. Ha seguito l'iniziativa Filippo Pucci. A Bellocchi di Fano questa mattina i bambini della primaria del plesso scolastico Tombari hanno sperimentato per la prima volta l'esperienza di andare a scuola da soli, senza l'aiuto dei propri genitori.
Assessore Brunori, dopo Sant'Orso si prosegue con questo progetto, a scuola ci andiamo da soli, in altri quartieri della città. Visto e considerato che questo è il terzo quartiere che parte, dopo Sant'Orso, dopo Poderino, è proprio un modo di fare cultura, un modo di stimolare l'autonomia dei bambini e quindi una crescita. È un modo di dar fiducia a loro sulla strada, ma non è solo un semplice passaggio culturale, ma è un passaggio urbanistico che si traduce poi nel mettere in sicurezza, quindi a livello di percorsi, attraversamenti pedonali e anche appunto spazi dove i bambini possono percorrerli senza pericolo, tutto un quartiere. Oggi grazie appunto alla Città dei Bambini, che da tempo lavora su questi progetti, e al buon Tonucci, che da 30 anni ci dette queste direzioni, noi siamo qui ad applicarle. Come si struttura il progetto? Qui a Bellocchi i bambini si incontrano in tre punti principali con dei punti intermedi, perché alcuni percorsi sono piuttosto lunghi, quindi man mano che camminano si incontrano con gli amici durante il percorso. Oggi è la prima giornata, abbiamo fatto tanto lavoro con i bambini, i sopralluoghi per conoscere le strade, per vedere come muoversi in sicurezza. E da oggi andiamo e poi più avanti vedremo come va e cercheremo sempre di migliorarci. Ad affiancare questo progetto è anche la Polizia Locale di Fano. È importante che i bambini vadano a scuola da soli, quindi crescano in autonomia, ma è altrettanto importante che si muovano su strada in sicurezza. E questo è il ruolo proprio tipico della Polizia Locale, poter insegnare a loro le regole per camminare su strada a piedi oppure con la bicicletta, perché già parliamo di bambini che fanno terza, quarta, quinta elementare, si muovono da soli con le biciclette, che si possano muovere sul territorio in sicurezza. Per questo andiamo nelle classi ad insegnare bene loro come ci si muove, quali sono le regole della strada. Facciamo poi una simulazione in palestra e insieme a loro facciamo anche proprio il percorso guidato che devono fare anche questi giorni per muoversi da soli. Preside, immagino che sia una bella iniziativa per gli alunni di questa scuola. Sì, è un progetto che restituisce, va nella direzione di restituire autonomia ai bambini e anche, diciamo così, una responsabilità collettiva del quartiere. Diciamo che la nostra scuola lo scorso anno ha portato avanti una riflessione molto seria e articolata anche sull'opportunità data dalla normativa di consentire l'uscita autonoma dei bambini di classe quinta. Questa è una questione che afferisce in modo particolare l'organo politico della scuola, che è il Consiglio di Circolo, e attraverso questo percorso siamo giunti ad una regolamentazione. Questo vuol dire che lo scorso anno i bambini già di Sant'Orso sono usciti, quelli di quinta primaria, attraverso una procedura che prevede autorizzazioni e valutazioni. Quest'anno la possibilità dell'uscita partirà anche qui a Bellocchi, ovviamente seguendo un iter regolamentato. A Pesaro l'estate non finisce qui. Il sindaco Matteo Ricci ha firmato l'ordinanza che prevede la proroga al 1 ottobre 2023 della fine della stagione balneare. Le temperature sono ancora gradevoli, ha detto il primo cittadino. I pesaresi hanno ancora voglia di godersi il nostro mare e la città è frequentata ancora da tanti turisti. Per questo il comune di Pesaro ha accolto subito la richiesta della Regione Marche di allungare la bella stagione, dando la possibilità agli operatori economici di rimanere operativi fino alla fine del mese, recuperando i giorni persi a maggio a causa delle piogge. Allo stesso tempo sarà prolungato anche il calendario di monitoraggio e di controllo della qualità igienico-sanitaria delle acque marine balneari. Ci spostiamo a San Costanzo, dove sabato scorso si è svolta la cerimonia di intitolazione dei giardini pubblici a Emanuela Loi, vittima dell'attentato mafioso, al giudice Paolo Borsellino. Cristiana Guerra. Da sabato mattina i giardini pubblici di via Mazzini e San Costanzo sono stati dedicati a chi ha pagato con la propria vita la lotta alla mafia. Si tratta della cerimonia di intitolazione dello spazio verde pubblico a Emanuela Loi, la giovane agente componente della scorta del giudice Borsellino, morta nell'attentato mafioso di via D'Amelio nel 1992.
Alle ore 10, alla presenza delle più alte cariche civili e militari, quali il prefetto Greco, il questore Clemente, il presidente della provincia Paolini, il sindaco di San Costanzo Sorcinelli, gli amministratori locali e regionali e tanti ragazzi delle scuole, è stata scoperta una targa in suo ricordo. Sindaco, perché avete deciso di intitolare i giardini a Emanuela Loi? Beh, innanzitutto perché la prima agente di polizia donna morta in un attentato di mafia alla tenera età di 24 anni nell'attentato di Via D'Amelio, dove perse la vita, oltre al giudice Borsellino, anche altri quattro colleghi di Emanuela Loi della Polizia di Stato. E perché questo grazie a una mozione presentata dal consigliere Nicoletta Carboni, il consiglio comunale, approvata all'unanimità dal consiglio comunale di San Costanzo nel 2021 e che oggi vede la sua realizzazione con l'intitolazione di un giardino pubblico. Abbiamo scelto proprio un luogo in cui i bambini e i ragazzi possono giocare, in ricordo del sacrificio di Emanuela Loi, che voleva molto bene i bambini e i ragazzi, tant'è che si era diplomata all'istituto magistrale e se non fosse per il concorso di polizia avrebbe fatto l'insegnante. È importante dare questa testimonianza di questo sacrificio oggi, soprattutto alle giovani generazioni, e lo facciamo con questo evento. Pur consapevole dei gravi rischi a cui si è esposta a causa degli attentati contro i rappresentanti dell'ordine giudiziario e delle forze di polizia verificatisi in quegli anni, Emanuela Loi ha sempre assolto il proprio compito con coraggio e dedizione al dovere. Per questo è stata insignita medaglia d'oro al valor civile. Una donna da ammirare, una ragazza allegra e scherzosa, ma soprattutto un'eroina e un mito, l'ha definita il prefetto Greco, soprattutto per le generazioni future. Qual è il messaggio che ha lasciato Emanuela Loi? È quello di non avere mai paura, di essere coraggiosa e di affrontare la vita con la giusta determinazione e quell'attaccamento ai valori importanti della dignità e del rispetto degli altri. È importante insegnare la cultura della legalità ai giovani. Bisogna spiegare ai giovani quali sono state le persone che si sono sacrificate per la nostra dignità, per la nostra Repubblica, ed essere di esempio a loro per la loro crescita sociale. Ad accompagnare la cerimonia, le toccanti parole delle lettere ricevute dalla nipote della vittima Emanuela, dalla sorella Claudia Loi e le note della banda musicale cittadina. A un anno di distanza dalla tragica alluvione, la piazza di Cantiano era gremita di gente sabato scorso per la seconda edizione di Con il cuore nel fango. L'iniziativa benefica era partita a Fano lo scorso anno per testimoniare vicinanze e raccogliere fondi a favore della popolazione colpita. 26 band, otto ore di concerto gratuito e un legame che continua ad unire Fano e Cantiano. È stato un momento di festa e di amicizia, ma anche un'occasione per riflettere sulla tragedia dell'alluvione che la sera del 15 settembre 2022 ha devastato il piccolo borgo della provincia di Pesaro Urbino, provocando danni ingenti sia al patrimonio pubblico che a quello privato. Cantiano è ripartita, ma è rimasta l'esigenza di ristori e della messa in sicurezza del territorio, in segno di vicinanza e solidarietà. Ad ottobre dello scorso anno, alla Rocca Malatestiana di Fano si era svolto un grande concerto di beneficenza, una maratona musicale il cui ricavato era stato devoluto attraverso la Caritas diocesana a chi aveva perso tutto. Sabato scorso l'evento Con il cuore nel fango è stato riproposto nella piazza di Cantiano, proprio dove un anno fa acqua e fango arrivavano a coprire le auto in sosta. Al seguito a quell'evento ci fu un anno fa, circa un mese dopo la tragedia, a Fano un grande concerto che aveva visto tanti giovani su iniziativa di giovani. Oggi siamo qua un anno dopo a riproporre quell'evento, il cuore nel fango, a testimonianza che è un territorio unito, un ponte tra Cantiano e Fano, che sono fra l'altro i due confini della Flaminia, per non dimenticare quel momento, per riflettere, per dire che bisogna essere sempre pronti quando accadono queste cose, essere solidali, ma che sia anche un momento di riflessione su questi grandi cambiamenti che ci sono, che non possono vederci girarci dall'altra parte, ma ci devono tutti responsabilizzare e capire che certe cose devono cambiare, altrimenti le situazioni di questo tipo si possono ricreare nel tempo, e lo vediamo purtroppo quotidianamente in giro per il mondo.
È stato davvero emozionante, ha affermato Seri, ritrovarsi in piazza Cantiano e vedere nuovamente la speranza e la normalità di una comunità che è stata ferita. Oggi, con il tanto affetto manifestato ed il coraggio dei cantianesi, è stato mandato un messaggio forte, pieno di vita. A fare il punto sulla situazione attuale, il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini. Celebriamo oggi un anno dall'alluvione, ecco, lo abbiamo fatto con due giornate, quella di ieri, con un confronto istituzionale tra tutte le autorità di governo che hanno responsabilità nella gestione emergenziale, con un racconto di quello che è accaduto e con un punto sulla situazione attuale. Oggi invece è una giornata di festa in cui in qualche modo vogliamo restituire parte di quello che ci è dato in termini di vicinanza, di solidarietà. Quella di oggi vuole essere una festa di ripartenza, un'iniezione di fiducia nei confronti di un paese che non si è voluto arrendere. Oggi abbiamo la fortuna di avere il 100% delle attività di impresa che sono ripartite, con capitale proprio, ahimè, o con l'accesso al credito. Quindi credo che sia compito delle istituzioni, l'abbiamo ricordato anche ieri, accelerare sui meccanismi di ristoro e soprattutto mettere in sicurezza il territorio, perché questo è il punto dolente. A un anno di distanza purtroppo non abbiamo lo stesso territorio di un anno fa. Quindi credo che nei confronti di chi oggi ha reinvestito, ha guardato con ottimismo al futuro della propria abitazione, della propria attività, bisogna che celermente si mettano a terra quei progetti di mitigazione del rischio che faranno sì che quello che è successo non possa riaccadere. Cambiamo argomento. Dal 6 all'8 ottobre si terrà il Milano Centrale Festival, la prima edizione milanese della rassegna Centrale Festival, nata a Fano 14 anni fa, con l'obiettivo di diffondere la fotografia e l'arte contemporanea. Arte in forma di libro, fotografia, video arte, esibizioni, mostre, installazioni e talk. Sarà una 3 giorni ricca di iniziative, quella che si terrà dal 6 all'8 ottobre con il Milano Centrale Festival. Si tratta di una rassegna d'arte diffusa che si propone di promuovere e valorizzare la cultura artistica e l'arte contemporanea, ma anche di riqualificare i quartieri che dalla stazione centrale di Milano proseguono lungo il tratto della Martesana, valorizzandone la propria identità. L'organizzatore è il Chip and Day Studio di Milano, assieme al Municipio di Milano, hanno organizzato questo festival che in qualche modo raccoglie lo spirito del festival che è nato a Fano nel 2009 e che da 15 anni nella città offre l'arte contemporanea. Noi di Centrale Fotografia collaboriamo all'organizzazione dei vari eventi e quindi tutta l'esperienza che nella città abbiamo raccolto nel corso degli anni la mettiamo a disposizione della città di Milano. Che cosa prevede il festival? Il festival prevede 13 sedi dove ci sono mostre, talk, performance in varie situazioni che sono dalla Cineteca di Milano allo studio di artisti come per esempio lo studio di Silvia Mariotti che è originaria di Fano e altre situazioni private e pubbliche che raccolgono questi eventi per 3 giorni che occupano la città dalla stazione centrale fino al quartiere Maggiolina attraverso il naviglio della Martesana. Per l'occasione abbiamo organizzato un pullman con l'agenzia Ci va di viaggiare domenica 8 ottobre che partirà dalle ore 7 in Via della Giustizia. E questo pullman vuole in qualche modo essere pieno di quell'entusiasmo che abbiamo avuto nel corso degli anni, quindi amici, sostenitori, soci, ecco, verranno tutti insieme a, così in qualche modo a ricevere questa soddisfazione di un festival che è nato nel 2009 al Caffè Centrale e che ora è in una città come quella di Milano. Entro quando è necessario prenotare? C'è ancora qualche altro giorno, ma vi do così insomma il consiglio di farlo appena possibile.
Doppia festa domenica scorsa in un ristorante di Marotta dove gli ex alunni della classe quinta dell'istituto Adriano Olivetti di Fano si sono ritrovati in occasione dei 50 anni della maturità, anche se con un anno di ritardo a causa degli strascichi del Covid. Oltre a questa ricorrenza hanno anche festeggiato il loro 70° compleanno. In totale erano presenti ben 91 persone, per la maggior parte provenienti dai comuni di Fano, Mondolfo e San Costanzo, alle quali è stata donata una pergamena in ricordo della cerimonia. All'evento erano presenti anche i docenti di allora, di italiano e di educazione fisica, oggi marito e moglie. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato alla terza edizione del concorso internazionale di clarinetto Città di Fano. Grazie per la vostra attenzione, vi ricordo che domani mattina alle 7 in diretta torna la nostra rassegna stampa condotta da Massimo Fughetti. Buona serata.